Esami di maturità ai tempi del Covid, al via gli esami di Stato nelle scuole superiori. In un clima surreale a farla da padrona è stato il rispetto del distanziamento sociale e la sicurezza degli ambienti. Studenti e docenti in mascherina, tranne durante l'esame orale, articolato in 5 fasi. Ogni studente ha dovuto dichiarare di essere Covid-free. Alle porte dell'estate per Manfri ancora emergenza, gli interventi a spot dell'amministrazione comunale non sono serviti a ripulire il quartiere balneare che alle porte della stagione estiva è ancora invaso da sterpaglie e rifiuti. I residenti chiedono interventi mirati per ridare decoro a un quartiere troppo spesso trascurato e chiedono anche un presidio stabile di polizia municipale per garantire la sicurezza. Droga in centro, 6 condanne. Ieri il GUP del Tribunale ha emesso la decisione al termine del giudizio abbreviato scelto dai coinvolti nell'inchiesta antidroga Supermarket. Lo spaccio si sarebbe concentrato in centro storico nella zona di Via Bela. La pena più pesante è stata pronunciata nei confronti del 45enne Benito Peritore, ritenuto a capo del gruppo dei pusher. Covid-19, il progetto di farmaciste e biologa contro il contagio. È stato presentato questa mattina nei locali di Via Meli della farmacia Cipolla. Il progetto si chiama COSARIM 2021 ed è stato messo in campo dalla farmacista Venera Maria Aurora Cipolla e da Rosalia De Benedetti. Il progetto si basa fondamentalmente su 4 punti fondamentali che vanno dal rispetto delle linee guida a buone e facili pratiche da adottare e che siano capaci di coinvolgere i propri interlocutori o clienti in caso di aziende per contrastare il rischio biologico. Trionferai, musica e fede oltre la vita. Esce in questi giorni Trionferai, un album che raccoglie 10 brani scritti da Angelo Ganci, giovanissimo fotografo recentemente scomparso a causa di una malattia. Nel CD il racconto della storia di Angelo, il suo percorso di fede e la sua forza durante il periodo più buio, a realizzare l'opera la famiglia e gli amici del giovane fotografo scomparso. Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come abbiamo sentito dai titoli, sono partiti questa mattina gli esami di maturità. In un clima surreale a farla da padrone è stato soprattutto il rispetto del distanziamento sociale e la sicurezza negli ambienti. Studenti e docenti in mascherina, tranne durante l'esame orale articolato in 5 fasi. Ogni studente ha dovuto dichiarare di essere Covid-free. Sentiamo. Sono scattati oggi gli esami di maturità in versione Covid-19. L'atmosfera è stata surreale perché la protagonista è stata la sicurezza, con le regole sul distanziamento sociale, le norme igieniche, le mascherine e l'organizzazione degli spazi. Ed è stato un esame diverso anche per le modalità di svolgimento a partire dalle prove. Gli studenti si sono presentati 15 minuti prima della convocazione e hanno lasciato l'edificio scolastico subito dopo la prova. È stato diverso e ovviamente non se lo aspettava nessuno, però alla fine siamo qua. Possiamo sostenere l'esame e penso che sia una cosa vantaggiosa per noi giovani che dobbiamo affrontare la maturità. Presto toccherà a me, spero di passare un grande esame, di fare una grandissima maturità e di potermi trovare a mio agio con i professori e anche col presidente Stefano. I locali in cui si sono svolti gli esami sono stati organizzati in modo da garantire le misure di distanziamento sociale tra docenti e tra questi gli studenti. Tutti hanno indossato le mascherine, tranne gli studenti, durante l'esame orale, se sono state garantite le misure di sicurezza. Noi siamo andati in 3 istituti superiori, il liceo scientifico, il pedagogico e l'industriale. I ragazzi, certo, partono con un grosso handicap, con la didattica a distanza, soprattutto per un istituto tecnico dove è mancata l'attività laboratoriale, che è fondamentale per loro. Quindi un handicap per loro c'è stato. Però al primo esame è andato tutto bene, i ragazzi tranquilli, si sono preparati. Spero che sia l'ultimo però. Chiunque partecipi all'esame dovrà dichiarare di essere Covid-free e ad accogliere docenti e studenti sarà un dispenser di gel. Le aule dovranno essere ben areate e saranno pulite alla fine di ogni sessione di esame, mattina e pomeriggio. L'esame è consentito in un colloquio articolato e approfondito, articolato in 5 fasi. Discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo, discussione di un breve testo già oggetto di studio di lingua e letteratura italiana, analisi interdisciplinare del materiale scelto dalla commissione, esposizione delle esperienze e accertamento delle conoscenze e competenze di cittadinanza e costituzione. È un'esperienza, una bella esperienza, con tutte le difficoltà che ci sono relative proprio a questa emergenza, soprattutto per gli studenti che hanno attraversato
brutto periodo legato alla pandemia. Però nonostante questo ci siamo organizzati bene, anche il governo ha dato le giuste direttive e noi le stiamo attuando con tanta rigorosità per i problemi che ci sono. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale quest'anno è stato rivisto. Potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell'emergenza. A colloquio orale si possono conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta 100 su 100 e si potrà ottenere anche la lode. E c'è un nuovo positivo al Covid in città, si tratterebbe di un paziente rientrato dalla Gran Bretagna, così indicano le fonti dell'ASP. Le sue condizioni sono comunque monitorate, attualmente in isolamento domiciliare, non sarebbe in condizioni preoccupanti. Essendo ritornato dall'estero viene indicato come positivo geografico, il primo caso dopo diverse settimane di fase 2, con quella 3 che è appena stata autorizzata anche sull'isola. Alle porte dell'estate, Manfria è ancora in emergenza. Gli interventi a spot dell'amministrazione comunale non sono serviti a ripulire il quartiere da sterpaglie e rifiuti. I residenti infatti chiedono interventi mirati per ridare decoro ad un quartiere troppo spesso trascurato e chiedono anche un presidio stabile di polizia municipale per garantirne la sicurezza. Sentiamo. Ci troviamo all'ingresso di Manfria e quella che vedete alla mia sinistra è l'aiuola che il comune realizzò per rendere più bello e accogliente l'ingresso della frazione balneare. Come vedete è stata interamente ripulita qualche giorno fa dagli operai della Gelas, ma in che condizioni si trova oggi il quartiere balneare di Manfria a poche settimane dall'inizio dell'estate? L'amministrazione già una quindicina di giorni fa ormai ha avviato una prima campagna di pulizia e potatura delle tante erbacce che invadono la strada e costeggiano le vie del quartiere, ma non tutto sembra essere andato secondo i programmi. Ci siamo spostati di appena 100 metri, neanche 100 metri all'ingresso di Manfria che abbiamo appena visto, e questa è la situazione, questa è la strada che congiunge Manfria a Roccazzelle. Guardate qui le sterpaglie come sono state abbandonate, non sono neanche state rimosse, basta spostarsi ancora di qualche metro per trovare rifiuti di ogni tipo e spesso dati purtroppo, come vedete, anche alle fiamme. Stessa situazione che si trova anche inoltrandosi tra le vie del quartiere, dove i cumuli di sfalci fanno bella mostra di sé da 15 giorni ormai, abbandonati lì e mai rimossi, come ci segnalano alcuni residenti di Manfria. Le cose si fanno sempre a metà, c'è stata la buona volontà di iniziare a ripulire un po' di sterpaglie, fare un po' di pulizia per le strade di Manfria. A un certo punto la ditta giustamente hanno finito il budget che era misero per Manfria, per la mole di lavoro che ci poteva stare, e hanno lasciato tutto a metà. Quindi era successa la stessa cosa per la sanificazione a marzo, all'ingresso di Manfria, dopo pochi metri era finito il prodotto. Quindi per Manfria o budget limitato o non si fa mai nulla. Ricordo solamente all'amministrazione che quest'anno Manfria sembra essere tornata, come confusione, agli anni 90. Già siamo a metà giugno e già da diverse settimane tutti i villini sono occupati, sia dai proprietari che dagli affittatari, forse per la paura di non poter andare ai lidi, non lo sappiamo. Sta di fatto che siamo full, come si suol dire. Quindi chiediamo naturalmente più attenzione, anzi ne approfitto per invitare il signor sindaco a farsi una passeggiata, che penso è da tanto tempo che non viene a Manfria. Quindi siamo noi, magari se ci incontra, ha la possibilità di incontrarci, facciamo un giro insieme per vedere, ci sono tantissime cose che non vanno. Una situazione che purtroppo si ripete ciclicamente ogni anno a inizio estate e i residenti chiedono più attenzione. Gli interventi a spot dell'amministrazione purtroppo non sono serviti a molto, ci sono vie come ad esempio Via delle Noci in cui le sterpaglie superano i 3 metri di altezza e si trovano a pochissimi metri dalle abitazioni con un rischio incendio molto elevato. Cioè non c'è pulizia a Manfria. Sia da parte dell'amministrazione che non cura per niente la pulizia, anche se ha tentato, ecco, ha fatto una piccola presenza e poi ha finito il budget e ci ha abbandonati così, ma anche del Gelese che vive a Manfria, sia come ospite ma come residente, non osa nemmeno fare la mossa del pulire, e c'è una sporcizia incredibile. Stesso discorso anche per gli accessi a mare, ad oggi solo 2 sono stati sistemati, altri invece sono in condizioni a dir poco drammatiche. Quello in cui mi trovo adesso non è un cratere naturale, non è neanche un frutto di un'esplosione, ma è l'unico accesso a mare della via dei Mirtilli a Manfria. Qui dovrebbe esserci una passerella per arrivare a mare, invece questa è la situazione che c'è ad oggi. Per gli accessi chiediamo
più attenzione ancora e di fare qualcosa, ripeto, soprattutto per chi non può andare a mare in maniera autonoma. Questo tra l'altro è uno dei due accessi più frequentati di Manfri e forse è quello più disastrato. Sì, sì, infatti come dicevi tu benissimo, questo è quello più disastrato. Praticamente ci sono almeno 2,5 metri di fosso e ironicamente in un video precedente abbiamo detto che questo comunque lo faranno diventare attrazione turistica facendolo diventare pista di lancio per gli aglianti. I residenti chiedono anche un presidio stabile della Polizia Municipale per garantire maggiore sicurezza durante l'estate. Ne approfittiamo per chiedere un presidio dei vigili urbani, lo chiediamo da sempre, però questa volta ripeto, Manfria è veramente, veramente, c'è tanta gente stanno. E ci sono anche purtroppo, devo dire, tante moto che girano, motorini, scooter. Già è successa una tragedia giorni fa a Gela. Dobbiamo evitarla. Come possiamo evitarla? Anche con un presidio, anche con dei controlli maggiori da parte delle forze dell'ordine, della Polizia Municipale. Per favore, attenzionateci, per favore. Furti nell'area del Porto Rifugio, che troppo spesso si conferma territorio in mano a pochi. I ladri hanno preso di mira i pontiletti e diversi natanti in deposito, ma anche utensili per il mare, gasolio e cavi dell'illuminazione. Sono almeno 3 i colpi denunciati nell'ultima settimana, mentre il progetto per adeguare il sito e superare l'insabbiamento dei fondali sembra non potersi mai concludere. I ladri spadroneggiano e a danno di operatori e diportisti ormai abbandonati al loro destino. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Ieri il GUP del Tribunale ha emesso la decisione al termine del giudizio abbreviato scelto dai coinvolti nell'inchiesta antidroga Supermarket. Lo spaccio si sarebbe concentrato in centro storico nella zona di via Abela. La pena più pesante è stata pronunciata nei confronti del 45enne Benito Peritore, ritenuto a capo del gruppo dei pusher. Sentiamo. 6 condanne e 3 assoluzioni, oltre a 2 rinvii a giudizio, il GUP del Tribunale Marica Marino ha emesso la decisione ieri nei confronti dei coinvolti nell'inchiesta antidroga Supermarket. I poliziotti del commissariato, i PM della Procura, ricostruirono un giro di spaccio di droga che sarebbe stato controllato dal 45enne Benito Peritore a quello che è ritenuto mente del gruppo di pusher. Il GUP ha imposto la condanna a 5 anni di reclusione per almeno 7 capi di imputazione, altrettanti sono invece caduti nei suoi confronti. Il PM Luigi Lovalvo ha chiesto 9 anni di detenzione, ritenendolo pienamente responsabile. Via Bela, nel cuore del centro storico, venne messa sotto stretta osservazione dai poliziotti del commissariato che ricostruirono decine di episodi di spaccio. La difesa, sostenuta dall'avvocato Carmelo Tuccio, ha cercato di ridefinire il ruolo di Peritore, anche se già in precedenza venne arrestato e condannato in uno dei procedimenti. La pena non è ancora definitiva, sempre per il possesso di droga. La zona dello spaccio fu videoripresa nonostante il tentativo di danneggiare i sistemi collocati dai poliziotti. Peritore avrebbe agito, da quanto emerso nell'indagine, insieme ad alcuni familiari. Il giudice ha imposto la condanna a 2 anni e 2 mesi di detenzione alla moglie Concetta Aliardo. Anche nel suo caso sono venute meno alcune accuse che le venivano mosse. Assolta invece la figlia del 45enne Elisea Peritore. 3 anni e 4 mesi sono stati imposti ad Antonino Raitano, attualmente detenuto per vicende di armi, 3 anni a Michael Caci per 4 capi di imputazione, 2 anni e 8 mesi a Carmelo Nicastro, 3 mesi in continuazione con una precedente sentenza di condanna sono toccati ad Alberto Drogo, detenuto per il tentato omicidio del fratello. L'assoluzione è stata pronunciata inoltre per Calogero Peritore e Massimo Terlati, le cui posizioni erano ritenute meno gravi rispetto a quelle degli altri coinvolti. Hanno tutti scelto il rito abbreviato richiesto dalle difese. Il GUP Marino, accogliendo le indicazioni del PM, ha inoltre disposto il rinvio a giudizio per Giovanni Nastasi ed Enrico Nastasi. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Francesco Nia, Giovanna Zappulla, Giovanni Bellino, Cristina Alfieri e Dionisio Nastasi. Seppur a malincuore, volontari disabili assistiti hanno deciso di rinunciare all'evento Mare Anch'io. L'associazione L'Essenziale di Lino Cagnes ha deciso di non promuovere le attività che per tutta la stagione estiva consentivano ai diversamente abili di poter godere di sole e mare in spiaggia e lidi attrezzati. Le restrizioni dettate sia dal governo nazionale che da quello regionale per evitare il contagio da Covid-19 hanno indotto il direttivo a rinviare tutto di un anno. L'attività di volontariato nei confronti dei soggetti diversamente abili
si basa soprattutto sul contatto ravvicinato. In questo modo l'associazione non può garantire il distanziamento sociale tra volontario e diversamente abile, quanto quest'ultimo soffrisce dei servizi messi a disposizione come job, sdraio, ombrelloni necessari a trascorrere un momento della giornata sereno e spensierato, in quanto l'arenile messo a disposizione all'associazione non soddisfa quanto detto dalla normativa. Covid-19, il progetto di farmacista e biologa contro il contagio, è stato presentato questa mattina nei locali di Via Meli della farmacia Cipolla. Il progetto si chiama COSARIM 2021 ed è stato messo in campo dalla farmacista Venera Maria Aurora Cipolla e da Rosalia De Benedetti. Il progetto si basa fondamentalmente su 4 punti che vanno dal rispetto delle linee guida a buone e facili pratiche da adottare che siano capaci di coinvolgere i propri interlocutori e clienti in caso di aziende per contrastare il rischio biologico. Sentiamo. Un progetto per scongiurare una seconda ondata della pandemia Covid-19, mirato a colmare alcune lacune del protocollo sul contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Il progetto, denominato COSARIM 2021, ovvero Covid-19 Safety Risk Management, è stato pensato come un programma integrato di regole comportamentali indispensabili ad arginare anche il rischio biologico. L'idea, che nasce dalla partnership tra la farmacia Cipolla e la biologa Rosalia De Gregorio, mira a fare operare in completa sicurezza aziende e lavoratori e si fonda su un preciso programma di informazione, formazione, assistenza, consulenza ed affiancamento. COSARIM 2021 è attualmente l'unico strumento nel territorio rivolto a professionisti e lavoratori di aziende pubbliche e private che si propone di arginare un'eventuale seconda ondata della pandemia da Covid-19, come purtroppo sta avvenendo in alcune aree geografiche della Cina. Il rischio biologico da Covid-19 a tutt'oggi non è un rischio da sottovalutare. Nonostante attualmente la pandemia sembri in netta regressione in molti paesi, purtroppo in tanti altri sta avendo una seconda ondata. Dobbiamo quindi salvaguardarci dalla possibilità della seconda ondata, dobbiamo salvaguardare le imprese, dobbiamo salvaguardare i comuni cittadini. Questo si può fare unicamente conoscendo bene con cosa si ha a che fare il nemico e prendendo le adeguate precauzioni per quanto riguarda la salvaguardia della salute. Il lockdown ha mostrato come dal punto di vista sociale ed economico sia distruttiva un'epidemia di questa portata. Nasce quindi la necessità di prendere le precauzioni. Quali sono le precauzioni? Le precauzioni, noi proponiamo il nostro progetto, sono quindi quelle di fare dei sopralluoghi all'interno delle vostre aziende, valutare con voi quelle che sono le reali necessità dell'azienda dal punto di vista della salvaguardia dal rischio biologico, formare i vostri operatori, informarli e rendere anche il cittadino o l'avventore o il cliente consapevole che è una parte attiva nella prevenzione. In questo modo, a 360 gradi, dovremmo scongiurare tutti, lavorando tutti su questo obiettivo, una nuova recrudescenza o quantomeno limitarne i danni. L'improvvisazione di certo è la prima causa di nuovi contagi. Ecco perché anche i gesti quotidiani devono tenere conto delle direttive sul rispetto del distanziamento sociale e l'utilizzo delle mascherine. Il progetto messo in atto dalla farmacista Venera Maria Aurora Cipolla e da Rosalia De Benedetti si basa fondamentalmente su 4 punti fondamentali che vanno dal rispetto delle linee guida a buone e facili pratiche da adottare e che siano le stesse capaci di coinvolgere i propri interlocutori o clienti in caso di aziende. Alle aziende verrà fornito un percorso di 6 mesi che prevede anche consulenza e affiancamento continui. È ancora molto forte il dolore per la perdita del 13enne Angelo Giovane, morto per le ferite riportate dopo essere caduto dalla sua bici elettrica lo scorso 13 giugno. I familiari delle tante vittime della strada hanno deciso di promuovere una fiaccolata per ricordare le giovani vite spezzate da incidenti. Sotto lo slogan "La vita è bella, la vita è rara, abbine cura", stasera alle 8 il raduno nei pressi del ristorante L'Ancora, poi la passeggiata fino all'ex dogana. Saranno presenti i familiari di Salvatore Scerra, Angelo Scalzo, Vittoria Caruso, Emanuele Riela, Angelo Di Bartolo, Nuccia e Ludovica Caracappa.
Trionferai, musica e fede oltre la vita. Esce in questi giorni Trionferai, un album che raccoglie i 10 brani scritti da Angelo Gangi, giovanissimo fotografo recentemente scomparso a causa di una malattia. Nel CD il racconto della storia di Angelo, il suo percorso di fede e la sua forza durante il periodo più buio. A realizzare l'opera la famiglia e gli amici del giovane fotografo scomparso. Sentiamo. Un CD e un video musicale per raccontare Angelo, la sua storia, il suo percorso di fede e la sua forza nella malattia. Esce in questi giorni Trionferai, un album con 10 brani scritti da Angelo Gangi, giovanissimo fotografo recentemente scomparso a causa di una malattia. A realizzarlo la sua famiglia e gli amici che hanno voluto rendere onore alla personale battaglia di questo ragazzo, sempre col sorriso stampato in faccia e alla sua grande fede. È proprio dalla sua vicinanza con Dio, soprattutto nel periodo delle lunghe cure ospedaliere, che Angelo mette su carta i suoi testi. Il sogno è quello di realizzare delle canzoni da far ascoltare ai giovani per diffondere un messaggio di speranza. Angelo purtroppo non riesce a completare questo progetto perché la malattia lo porta via e così i suoi amici più cari decidono di completare il percorso da lui avviato. Tra questi Noemi Semola, che ha prestato la sua voce assieme a Pasquale Musso ai brani di Angelo. È stato un onore e un onere portare avanti questo progetto col sostegno soprattutto della famiglia. Che ci ha permesso tutto questo, l'abbiamo portato avanti perché comunque quello in cui credeva Angelo era qualcosa di concreto ed è stato sicuramente un'emozione portarlo avanti, vederlo realizzato e sono sicura che lui ne sarebbe più che felice. Un lavoro che è iniziato quando è iniziata la malattia di Angelo e che racconta un po' il percorso di quel periodo di Angelo, come è stato affrontarlo dopo la sua morte? Ma sicuramente ancora tuttora, non penso che sia una questione di tempo, di poco tempo passato, penso che sarà così anche nel corso degli anni. Non è semplice, non lo è per nessuno di noi, soprattutto per quelli della famiglia, però lui ha sempre avuto un grande sostegno, lui credeva nel suo Dio, lui diceva di dover andare a incontrare Dio, sicuramente la sua grande fede che lo ha portato a scrivere questi brani è quello che ci ha lasciato a noi, è quello che ci aiuta ad andare avanti, soprattutto alla famiglia che anche loro sperano in questo Dio. Quindi è una bella testimonianza che ci ha lasciato, una prova di una grande fede. A realizzare il videoclip di Trionferai il videografo Simone Lombardo, che con la sua Ama Record si è occupato di raccontare con le immagini le grandi passioni di Angelo. Nel video abbiamo voluto raccontare sia la passione di Angelo che la sofferenza. Si vedono delle immagini in bianco e nero tra le pietre laviche dell'Etna. E quel ragazzo che corre è quell'angelo che ha lottato contro la leucemia, che sostanzialmente aveva vinto e che poi è stato battuto sul finale, ma in fondo ha sempre affrontato la malattia col sorriso. Ha sempre dato coraggio ai suoi genitori, ha dato sempre coraggio ai suoi amici e questo è stato di testimonianza. Mi sono voluto impegnare in questo progetto proprio perché lui si impegnava in tutto quello che faceva. Se gli avessero chiesto di lanciarsi a fare il muratore o a fare qualsiasi cosa, Angelo alla fin fine avrebbe dato una mano a chiunque, anche a quel signore che aveva la mezza intenzione di lanciarsi da un ponte. L'album può essere acquistato in versione CD o digitale attraverso la pagina Facebook Angelo Gangi Trionferai. Una madre indagata per presunti maltrattamenti sul figlio, il sospetto è che abbia picchiato il figlio causandogli ferite. L'attenzione dei PM e della procura si è concentrata su una donna attualmente indagata. La difesa esclude qualsiasi violenza. Ieri in tribunale il piccolo figlio è stato ascoltato dal GIP alla presenza di un esperto. Sentiamo.
È stato necessario sentire davanti alla GIP del Tribunale un bambino che sarebbe stato vittima di violenze da parte della madre attualmente indagata. La difesa della donna, sostenuta dall'avvocato Giovanna Cassarà, è però convinta che le iniziali dichiarazioni rese dal piccolo sarebbero state indotte dal padre. I rapporti tra gli ex coniugi dopo la fine del loro rapporto si sono del tutto incrinati. La donna è accusata di maltrattamenti, ma ha sempre escluso di aver mai colpito il figlio, che continua ad essergli affidato. Il bambino è stato sentito con l'assistenza di uno specialista per evitare ulteriori traumi. L'iniziale versione, che avrebbe fatto emergere eventuali responsabilità della madre, fu rilasciata davanti ai carabinieri dopo che il padre si accorse di alcuni lividi. Il bambino venne portato anche in ospedale. Secondo la difesa dell'indagata, però, si sarebbe trattato solo di una caduta accidentale, usata invece dal padre per accusare l'ex moglie. Versioni contrastanti che sono sotto verifica. Il bambino ieri mattina in tribunale avrebbe ricordato quelle vicende nel corso dell'incidente probatorio voluto dalla difesa della madre. Al termine dell'audizione, tenutasi in presenza del pubblico ministero che sta indagando, la difesa è ritornata a chiedere l'archiviazione delle accuse mosse alla donna, che fino ad ora ha sempre accudito il figlio anche in assenza del marito. Secondo la difesa, infatti, si tratterebbe di vicende usate dal padre solo per accusare l'ex moglie a seguito appunto dei rapporti oramai compromessi. Dalla Regione è arrivato un primo passaggio favorevole al progetto del nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti presentato dall'amministrazione comunale. Verrà sottoposto a valutazione dopo aver superato la disamina dei funzionari palermitani. Intanto ieri sera l'assemblea della SRR4 ha confermato una nuova procedura negoziata nel tentativo di arrivare all'affidamento del servizio rifiuti in città. Sentiamo. L'importo complessivo supera di poco 1 milione di euro, a tanto ammonta la richiesta di finanziamento avanzata dall'amministrazione comunale per il progetto del nuovo centro di raccolta rifiuti che dovrebbe sorgere a Macchitella, a ridosso dell'area del depuratore, anche se ci sono perplessità da parte dei residenti. Lo scorso anno, con un progetto predisposto su volontà dell'assessore Dem grazie a Robilat, si arrivò a finalizzare la richiesta inoltrata alla Regione, che intanto aveva predisposto un bando per il finanziamento di centri comunali di raccolta, appunto. Ora l'istanza è stata ammessa a valutazione, ha superato la prima fase di verifica insieme a quelle di altri 86 comuni isolani. Toccherà ad una commissione tecnica entrare nei particolari del progetto, così da rilasciare l'ultima valutazione, quella decisiva per ottenere il finanziamento. Da anni manca un centro comunale di raccolte, anche quello adattato di Tecra lungo la 117 bis Gela Catania ha subito diversi stop anche a seguito di un sequestro giudiziario. L'ipotesi avanzata dalla precedente amministrazione di realizzare il CCR nell'ex terminal bus non si è mai concretizzata. Per l'attuale guida del municipio, il centro comunale di raccolta diventa fondamentale nello scacchiere del ciclo locale dei rifiuti. Intanto, ieri sera l'assemblea della SRR4, durata per diverse ore, ha confermato che si tenterà nuovamente l'affidamento del servizio rifiuti in città attraverso una procedura negoziata. Dopo i 4 iter di gara andati deserti, l'amministrazione comunale e i vertici della SRR hanno ribadito la linea, che ha già ricevuto l'avallo della prefettura e dell'autorità anticorruzione. Si procederà con l'invito formale anche a quelle aziende che, pur intendendo partecipare, non l'hanno ricevuto dalla centrale unica di committenza. In assemblea convocata dal presidente SRR Salvatore Chiantia è stato ascoltato il RUP della procedura di gara. L'ingegnere Concetta Meli ha risposto anche a diversi quesiti sulla procedura di gara pluriennale ferma da tempo. La scorsa settimana il prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani, incontrando l'amministrazione comunale gelese, il presidente della SRR4 Salvatore Chiantia ha chiesto espressamente di accelerare per arrivare a bandire la gara da 7 anni, che garantirebbe maggiori certezza all'intero servizio. La prossima settimana il RUP incontrerà i tecnici del comune di Gela. La giunta, con il sindaco Lucio Greco e l'assessore Grazia Robilatte, ha spiegato che c'è la volontà di apportare modifiche alle condizioni del bando per l'affidamento pluriennale. Richieste in questo senso sono giunte anche da altri comuni. È tutto, il nostro telegiornale termina qui. Per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Grazie per averci seguito.